Serve essere ricchi per conquistare una ragazza? Ultimamente ce lo state chiedendo in tanti ed ecco perché abbiamo deciso di preparare un video che va a rispondere alla specifica domanda. Per conquistare una ragazza serve essere ricchi? Dipende. Quante persone ricche ti è capitato di conoscere che hanno estreme difficoltà a rapportarsi con le donne? Non so tu, ma io fin troppe. Quanti uomini brutti e non necessariamente benestanti ti è capitato di vedere o conoscere con donne bellissime? Anche qui, fin troppi. Sì, è vero, c'è una leggenda metropolitana che narra che le donne sono attratte dai soldi. Solo che questa frase rimane, appunto, una leggenda metropolitana. E se non riesci a vederla in questi termini e a non smontare al più presto questa teoria, potrai avere grossi problemi nella tua vita da seduttore. Non sei d'accordo con me? Spiegami sotto nei commenti perché secondo te non sei d'accordo. Ecco intanto perché secondo me è una leggenda metropolitana. Le donne non sono attratte dai soldi, ma dall'uomo che ha quei soldi. Che cosa significa? È un tema così delicato che merita una spiegazione a parte. Tante delle persone ricche nel mondo si sono fatte da sole. Sono partite da zero e sono riuscite a riscuotere un enorme successo, crescendo non solo economicamente, ma anche come persone. Sono diventate persone migliori. Hanno eliminato le proprie insicurezze, o meglio, hanno imparato ad agire nonostante le loro insicurezze. Sono diventati determinati nel raggiungimento dei loro obiettivi. Sono perseveranti, non mollano facilmente e alla fine riescono a conquistare qualsiasi obiettivo loro desiderano. Riesci a intuire quello che sto cercando di dirti? Non sono i soldi ad attrarre le donne, ma la persona che sei diventata nel riuscire a fare i soldi, e cioè una persona migliore, più attraente, più alfa. Conosco molti uomini che hanno ereditato la loro ricchezza e hanno enormi difficoltà con le donne. Sì, ok, potranno avere ragazze bellissime a pagamento, potranno anche avere una fidanzata, una moglie bella che però li tradisce. Ma non potranno mai sapere cosa vuol dire conquistare, nel vero senso della parola, una donna per quello che sono e non per ciò che hanno. Non so cosa ne pensi tu, ma a mio avviso non apprezzo. Puntare su una ragazza che mi piace conquistarla grazie alle mie abilità seduttive per il fatto che gli è piaciuto chi sono io e il mio modo di pormi nei suoi confronti. Quindi per diventare persone migliori bisogna per forza guadagnare un sacco di soldi? Sembra una situazione insormontabile, ma la risposta è breve. No. Puoi diventare una persona estremamente attraente seguendo tutti i consigli che ti abbiamo dato già nei nostri altri video su questo canale, seguendo i nostri articoli e percorsi gratuiti sul nostro blog. E qualora da solo non riuscissi a raggiungere tutti gli obiettivi che vuoi raggiungere, puoi sempre prendere in considerazione l'idea di frequentare un nostro corso dal vivo con noi. Potrebbe sembrare strano, ma se inizi un percorso di miglioramento personale e non lo porti a termine, ti stai affermando da solo come una persona non determinata. Se acquisti qualche info prodotto per l'apprendimento in autodidatta, vedi che non funziona come ti aspettavi e lo getti via, pensando che non riuscirai mai a diventare una persona migliore. Anche in questo caso dimostri di non essere perseverante. Quindi vedi, non sono i soldi che hai a disposizione che faranno di te un uomo attraente e capace di conquistare ogni donna che gli interessa, piuttosto che finire, nella migliore delle ipotesi, solo con l'essere usato da lei. Ma sarà la tua mentalità e determinazione che stabiliranno il futuro del tuo successo nel sedurre le donne. Vorrei darti un ultimo consiglio. Non farti manipolare dai tuoi amici che non hanno il coraggio di andare ad approcciare una ragazza inventandosi scuse come per quella donna o sei ricco o sei rocco. Balle, discorsi da bar, roba di quei film degli anni 80 con il buon Alvaro Vitali. Con tutto il rispetto per questo simpaticissimo comico. E dimostragli che hanno torto e con nonchalance, dopo aver metabolizzato per bene questi nostri consigli, vai da lei e mostra la versione migliore di te stesso. Ne rimarrai sorpreso, ne rimarranno sorpresi.